sono lo zio. Non sono delle giornate felicissime, perché abbiamo un ragazzo in sala intensiva che ha perso l'uso delle gambe, ma oltre a questo, per la riabilitazione sarà una tragedia, una seconda tragedia che è avvenuta. È un momento tragico che stiamo attraversando tutta la famiglia, perché siamo una famiglia unita. Non ci poteva capitare una cosa peggiore di questa, che una sera, una domenica, esce un ragazzo per divertirsi, per svagarsi un poco, perché Gaetano era un lavoratore della vita, aveva i principi della vita, cioè l'educazione, il rispetto, e lavorava. E da un tratto una telefonata all'improvviso dice: venite qua, è successo un incidente. E sta sotto gli occhi di tutti quello che è successo. Sono passati 10 giorni e non si è mossa una foglia. E abbiamo fatto anche l'appello al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro, alla ministra Lamorgese, ma nessuno ci sta ascoltando per adesso. Adesso dobbiamo ringraziare solo questo signore, il consigliere regionale Borrelli, che al primo istante che ha saputo qualcosina si è precipitato e sta facendo una guerra contro tutti. Noi la risposta che vogliamo è non è avere conforto, ma avere giustizia. Quando ci chiameranno vogliamo sentire che abbiamo catturato quei delinquenti, quei criminali. Questa è la giustizia che vogliamo, non vogliamo essere rincuorati, vogliamo che portino il risultato. Chi sa e non parla è complice di questi delinquenti. Senta, stamattina Gaetano ha iniziato il lento risveglio dal coma farmacologico. Noi ci stanno dicendo che lo devono risvegliare gradualmente, qualcosina c'è stato, ma Non abbiamo certezza più di tanto. E ci vuole una forza immensa per sopportare questa cosa. E ci serve l'aiuto di tutti. No, catturiamo i delinquenti, abbiamo risolto. No, non abbiamo risolto nulla catturandoli. In primis perché ci vuole la pena certa. Perché quei delinquenti devono pagare con la pena certa ed esemplare. Perché queste cose non devono succedere più. L'amico di Gaetano non abbiamo parlato. E tantomeno lui si è fatto sentire. Noi in questo momento stiamo pensando solo a Gaetano, come possiamo il post risveglio. Perché insomma, diciamo, non avete avuto modo di ascoltare anche il suo racconto? Il suo racconto non è stato possibile ascoltarlo, anche perché l'ha dichiarato alle forze dell'ordine, quindi sta un'indagine in corso. Gaetano non lo posso raccontare io, Gaetano lo deve raccontare Sant'Antimo, perché è troppo facile, con me sfondate una porta aperta, perché sono un familiare, dire che Gaetano è un bravo ragazzo è semplicissimo. Gaetano lo sa, il paese di Sant'Antimo com'è. Lavorava 10-12 ore al giorno perché con il padre, perché il padre aveva una lavanderia, aiutava il padre dalla mattina alla sera. Beh, innanzitutto le condizioni per fortuna di Gaetano sono migliorate, certo non gli ricresceranno le gambe ed è questo il motivo principale per cui deve avere giustizia, un ragazzo di 21 anni che si risveglierà e scoprirà di non avere più l'uso delle gambe. L'altro giorno è successo a lui, ma domani può succedere a qualsiasi figlio della nostra terra. Io mi associo all'appello del padre, della madre e della famiglia e aggiungo anche una cosa: giustizia subito, non giustizia quando sarà, e soprattutto ai cittadini di Sant'Antimo, a chi eventualmente si è trovato da quelle parti. Chi sa, parli. L'omertà e il silenzio non fa altro che aumentare la forza della camorra e della criminalità e quindi le vittime innocenti. Thank you.